Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo episodio di Colony Survival. Come potete vedere ho modificato un pochino il nostro mulino, ho fatto le pale un pochino più grandi con uno stile un pochino più realistico secondo me. Altra cosa, come vedete, ho aggiunto i blocchi che costituiranno la nostra fontana d'ingresso e per il resto direi che non ho fatto altro, semplicemente ho creato questi enormi lampioni che secondo me ci stanno perché ho messo sopra la cassa dove abbiamo l'inventario un blocco d'erba e un blocco, o meglio un blocco di foglie e un blocco di roccia dove ho messo appunto le torce. Quindi ho creato questi lampioni che secondo me, dai, rendono il tutto un pochino più carino. Per il resto mi sono solo occupato di mettere le finestre al nostro grande granaio e ho messo un po' di luci, come vedete abbiamo l'illuminazione. E in questo episodio faremo appunto tutto ciò che riguarda i coloni, perché come vedete ho anche posizionato le torrette per le guardie. Ora, per fare tutto ciò basterà che noi posizioniamo semplicemente un blocco e mettiamo tutte le postazioni. Quindi mettiamo già le postazioni e ne avremo una da questa parte, una da questa parte. Come vedete le ho messe un pochino sparse, soprattutto nei punti in cui possono aiutare a smaltire un po' gli zombie, in modo tale che ne arrivino molti meno. Ultimo da questa parte, in teoria così dovremmo avere un sistema praticamente infallibile per quanto riguarda il nostro primo grande quartiere. Intanto ci manca solo uno da questa parte, quindi direi che possiamo fare una piccola scaletta per il colono che arriverà e ne mettiamo uno. Che in realtà, ecco, lo abbiamo da questa parte, quindi lo voltiamo, ecco qua. Messo da questa parte, ora dobbiamo posizionare i letti che dovrei avere nell'inventario. In realtà no, quindi devo craftare. Allora prendiamo un po' di paglia, abbiamo tutto. E ce ne serviranno ben 18, se non ricordo male. Ce ne serviranno ben 18, ragazzi. Aggiungeremo 18 coloni. E per farlo pensavo intanto di fare tutti i letti delle sentinelle là dentro nella casetta che abbiamo appunto scavato nella montagna. Quindi andiamo lì e posizioniamo tutti i letti del caso. Quindi uno, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In questo modo ce ne stanno anche da questa parte, quindi lo facciamo rivolti da questa parte. Come vedete non mi piace attaccare troppi letti, cerco di fare sempre le case un pochino grandi, ma questo ci dà modo appunto di mettere i letti in modo migliore e secondo me più carino. Da questa parte non ne possiamo mettere altri, però da questa parte sì, quindi li mettiamo, che sto facendo. E direi che con il dormitorio forse ci siamo. Ce ne sta giusto un altro rivolto da questa parte, ma al momento non me ne preoccupo perché dobbiamo chiamare a noi ben 9 coloni. Quindi lo facciamo, e lo facciamo per, ecco, tutti questi posti. Bene, arriveranno 9 sentinelle, ben 9, e arriveranno al tramonto, quindi spero che prenderanno possesso subito delle loro posizioni, perché poi dovrò preoccuparmi di spaccare subito i blocchi in modo tale che poi gli zombie non possano raggiungerli. Quindi vediamo un po' se tutto va bene. Remain jobs, perché? Vediamo un po'. Ho delle frecce nell'inventario? Sì, ho delle frecce nell'inventario. Non ho degli archi. Oh, ecco perché, ragazzi. Perfetto. Li prendiamo e ne mettiamo un bel po' allora. Sto vedendo anche qualche testa di cubo all'orizzonte. Infatti ho visto bene perché stanno arrivando tutte le sentinelle del caso. Ci metteranno un bel po' ad arrivare, ma ben presto avremo un sistema di difesa di tutto punto. Il problema maggiore, ragazzi, è che loro stanno arrivando di notte, quindi sono papabili prede degli zombie. Quindi fin quando non arriveranno tutti e probabilmente ora andranno a dormire e cominceranno il loro lavoro domani, siamo un po' messi male. Comunque, fin tanto che è notte, direi che possiamo intanto modificare un po' la fontana, perché vorrei mettere un fondo un po' carino. E devo stare attento e ricordarmi che appunto qua abbiamo il vuoto sotto di noi, quindi faccio tutto il pavimento di pietra. Quindi facciamo la nostra fontanella fatta così. E ora vi faccio vedere l'unico modo che c'è al momento in Colony Survival per reperire dell'acqua. È in realtà un cheat. Non conosco altri cheat o altri codici, sinceramente non mi interessa. Ma l'unico cheat per l'acqua è uno solo, e ora vi faccio vedere. In pratica si fa in questo modo. Si scrive qua cheats on e abbiamo abilitato le nostre cheat. E ora qua dobbiamo semplicemente mettere loot, vediamo un attimo, ecco qua, loot, in questo modo, water, e ne mettiamo 50, che in realtà è uno stack. Questo perché l'acqua si può diffondere all'infinito, quindi con un unico blocco d'acqua ne possiamo fare enormi fossati. Quindi credo che 50 sia uno stack e vada bene, non credo di aver bisogno di tantissime cose. Però in futuro vorrei creare dei laghi, eccetera, eccetera, quindi li prendiamo. E infatti ora abbiamo nel nostro inventario ben 50 blocchi d'acqua. Il primo sicuramente lo utilizziamo per fare la nostra fontanella. E intanto spero che i coloni stiano aiutando un po' tutti e spero che nessuno muoia. Lo mettiamo al centro.
e ora dovrebbe diffondersi. Abbiamo fatto la nostra fontanella, che in realtà è abbastanza strana l'acqua, devo dire, la texture dell'acqua è un po' strana. Eccola qua, sentite anche gli effetti sonori. E abbiamo la nostra fontanella d'ingresso. Probabilmente però qua in ingresso io farei una statua, probabilmente una sorta di pillar, sempre fatto con la nostra pietra. Questo è il centro perfetto, ecco, magari fatto di tre in questo modo. E ci metterei delle torce. Quindi, se ho delle torce nell'inventario, in realtà no, le devo craftare. Quindi aspettate che prendo un po' di carbone e crafto qualche torcia. Ecco, le mettiamo così, sempre quattro, un po' come abbiamo fatto in tutti i pilastri che ho fatto vicino ai campi. Quindi in realtà ho ripreso un po' questo stile. Ora, se riesco ad uscire dall'acqua è perfetto. E abbiamo anche la nostra fontana per il nostro nuovo quartiere. Ora direi che possiamo aspettare il giorno, perché voglio posizionare anche i coloni che si occuperanno di fare il pane, quindi i fornai, e anche quelli che macineranno il grano per ottenerne della farina, perché abbiamo un bel problema. Come vedete abbiamo ben 9563 pezzi di grano, che in realtà non si può trasformare in pane perché appunto abbiamo pochissimi fornai. Quindi ora, aggiungendo anche questi, e credo che questo sia il quartiere perfetto per farlo, non dovremmo avere problemi. Ora, ho appena notato però, ragazzi, che un colono è appena morto e non so bene chi sia, e questo mi spaventa perché non so bene dove abbiano fatto la breccia. Intanto spacco questo e spacco anche questi due. In realtà qua il colono non è ancora arrivato, quindi questi li dobbiamo ottenere. Non so se siano entrati al quartiere dell'inizio, probabilmente sì, perché questo, come vedete, è bello pieno di sentinelle. Quindi in realtà spero non ci sia una falla nell'altro quartiere. Questo anche perché gli zombie spawnano e vanno nel quartiere un pochino più debole, che a questo punto potrebbe davvero essere quello dell'inizio rispetto a questo. Quindi io tornerei là e vedrei un po' come la situazione, e nel caso risolviamo. Ora, io da qua non vedo particolari problemi. Intanto è il nuovo giorno e tutti vanno a lavorare. Probabilmente andrà anche il colono nel nuovo quartiere a fare da sentinella, quello che mancava. E infatti eccolo là che sta arrivando. Però davvero non capisco chi sia morto, ragazzi. Non ne ho idea. Questo perché alcuni coloni, sto notando che dormono qua e vanno a lavorare nell'altro quartiere, il che è un male. È un male semplicemente perché loro devono percorrere della strada e probabilmente sono proprio loro quelli che muoiono. Quindi io, per precauzione, riprendo un colono e abbiamo un letto in più, e quindi siamo tutti più tranquilli. E vediamo un po' se dall'inventario, perfetto, abbiamo 10 archi, direi che fa più che bene, dovremmo anche aver risolto. Ora guardo anche se l'altro colono ha preso posizione, così spacco anche quei blocchi e siamo tutti più tranquilli. Altra cosa, ragazzi, che non vi avevo fatto vedere: sono riuscito a ricreare un nuovo campo di 96, non 100 blocchi, ma è comunque l'11° campo. Quindi, come vedete, con il grano siamo messi bene perché abbiamo 8000 unità di cibo. Quindi da quel punto di vista non abbiamo problemi. Ora davvero devo capire però qual è il colono che manca. Probabilmente non lo scoprirò mai. E fin tanto che loro lavorano, io direi che possiamo intanto predisporre tutta la zona di lavoro qua. Intanto avremo ben 4 forni che probabilmente metteremo da questa parte, così, in questo modo. Ora, fin tanto che scopro qual è il colono che manca, direi che possiamo mettere i forni rivolti da questa parte. Intanto faccio del casino con la chat, molto bene. E li mettiamo così. Quindi abbiamo una zona dei nostri, come dire, dei nostri fornai, che è asimmetrica. Eh no, assolutamente, qua per dovere di cronaca ne devo mettere un altro, perché altrimenti sto male. Eccolo qua, ne avremo 5, ben 5. Mentre qua dietro voglio mettere anche i coloni che si occupano di smeltare la farina. Quindi li mettiamo e mettiamo uno qua, uno qua, uno qua. E a questo punto siamo simmetrici da questa parte. Quindi pensavo di metterne uno da questa parte e uno dall'altra. Quindi devo craftare altre belle robe. Voglio anche craftare un bel po' di queste. In realtà ne avevo già 10, ma non importa, servono sempre. Però mi serve questo, e ci serve appunto la stone bricks. Quindi in realtà lo facciamo, e ne prendo un altro che mettiamo da questa parte, così almeno abbiamo tutto simmetrico come piace a noi. E a questo punto qua ci metto anche le scatoline tutto attorno, così almeno ricreiamo una sorta di angolo cottura per i nostri coloni. Quindi mettiamo le scatoline così, in questo modo, e direi che ci siamo. Manca l'ultima qua ed è perfetto. Come vedete qua ci saranno tantissimi coloni, e il che mi piace, mi piace. Ora abbiamo 11 letti a disposizione e direi di chiamare almeno 10 coloni. Quindi li chiamiamo tutti. Vediamo un po'. Perché non posso? Probabilmente sono terminati i letti.
Oh bene, però comunque qualche colono l'abbiamo preso. Ok, devo un po' controllare. Abbiamo ben 70 coloni e abbiamo 70 letti. Ecco il perché. Quindi in realtà ci servono altri letti e soprattutto ci serve altro spazio dove metterli. Alla buon'ora è arrivato anche l'ultimo arciere, quindi togliamo anche questi blocchi. E sì, siamo ben protetti. Davvero non capisco quale sia il colono che manca o che muore sempre più spesso, però pian piano lo scopriremo. Ora voglio dare anche uno sguardo qua ai boschi per capire se nuovi coloni stanno arrivando a colonizzare appunto il nostro quartiere, che ora pensandoci contiene circa 40 coloni, perché avevamo 31, quindi in realtà sì, abbiamo circa 39 coloni. Come vi ho detto, saranno quartieri che conterranno più o meno coloni in base alle nostre esigenze. Ora non vorrei che fosse questo il punto un po' particolare, ma no, secondo me siamo ben protetti. Probabilmente è al quartiere dell'inizio che sta il problema. Però all'orizzonte vedo nuove facce che entrano nel granaio e che vanno a lavorare, il che mi piace, vediamo un po' di cosa si occuperanno. Probabilmente ora il cibo schizzerà le stelle. E infatti eccoli qua. E tutti si lamentano che non c'è farina, e infatti non ne abbiamo, perché devono lavorarla e c'è solo uno che la sta producendo. Quindi questo è molto molto grave, dobbiamo assolutamente correre ai ripari e mettere altri letti. E ora vi voglio anche far vedere che quassù ho fatto la prima base del signorotto, dove qua metteremo un'altra guardia, anzi lo facciamo probabilmente, mettiamo dei letti. Mentre quassù è per noi, per il nostro signorotto che, come vi ho detto, aveva la sua torre più alta, quindi in questo caso il mulino. E qua abbiamo una piccolissima apertura nel tetto che ci permette di vedere il nostro quartiere. E quindi, visto che da qua in realtà noi saliamo, sapete cosa? Probabilmente io chiuderò questa stanza, o quest'ala della casa per meglio dire, e la chiuderò in questo modo. Quindi qua facciamo un bel muretto di pietra, così almeno risulterà tutto più omogeneo fatto così, in questo modo. Mentre qua facciamo una piccola apertura così, in questo modo. E qua ci mettiamo i letti mancanti che ci servono. Probabilmente, ecco, utilizzerò un po' di legno lavorato per fare tutte le pareti. Direi che va più che bene. Quindi saliamo anche da questa parte e facciamo una simil parete, una sorta di divisorio in realtà, ragazzi. Non voglio fare la parete per intero, quindi sarà un piccolo divisorio che appunto divide le due zone. Fatto in questo modo, probabilmente ci piace. Anzi, sapete cosa? Lo facciamo alto così e almeno qua ci possiamo rimettere la nostra torcia. Ecco, la mettiamo magari qua, ne mettiamo magari una quassù. E qua ripariamo con il pezzo di legno mancante. E qua abbiamo praticamente fatto una stanza, perché qua chiudiamo il tutto, anche se si interseca nella finestra. Quindi sapete cosa, ragazzi? No, faremo le cose in questo modo e lo facciamo da questa parte. Stavolta, ragazzi, credo che però li posizionerò attaccati fra loro, perché non abbiamo scelta. Ora ne faccio qualcun altro, quindi prendo un po' di paglia, faccio un po' di letti in questo modo e li posizioniamo, così almeno siamo tutti più tranquilli. Ma rimetto il terzo qua. E ora chiamiamo nuovi coloni che andranno appunto a smeltare il grano in farina. Eccoli qua, perfetto, non ne posso chiamare altri, siamo sempre a meno uno. Quindi a questo punto, ragazzi, sì, grande ammucchiata da queste parti. Facciamo così e chiamiamo altri coloni. Quindi ne chiamo un altro e poi direi che siamo a posto. Direi però che possiamo mettere anche qua una sorta di piccolo lampione, così almeno riprendiamo anche la trama di tutto il quartiere. E probabilmente metteremo solo le stradine che si collegheranno nel nostro villaggio. Magari farò altre casette. Però devo dire che abbiamo quasi terminato con il quartiere del grano. In pratica abbiamo tutto, abbiamo la torre d'inizio, quindi il portale d'inizio, abbiamo le casette, abbiamo tantissimi campi, abbiamo tantissimi coloni che si occupano di quello. Abbiamo un sistema di sentinelle che ora che è notte sto notando che funziona alla grande. Ora che è notte infatti mi sto rendendo conto che riescono a diluire tantissimo il traffico di zombie. Guardate un po', li frecciano e non li fanno passare, quindi in realtà dovrebbe essere abbastanza buono anche il sistema di difesa. Probabilmente aggiungerò semplicemente magari altri coloni che si occuperanno di queste mansioni, quindi dei fornaio eccetera. Però alla fine dei conti direi che ci siamo, ci siamo. Ora questa parete non so tanto se mi convince, probabilmente magari farò qualcosa di più carino in avanti, magari farò qualcosa off camera, come le casette che mancano, perché davvero abbiamo ora 74 coloni e siamo praticamente perfetti. Non ci manca nulla. Credo di aver trovato un compromesso. Intanto si sta facendo giorno, il che non mi dispiace. Ma come vedete qua, se noi facciamo una sorta di piccolo soppalco, possiamo mettere gli altri letti mancanti. Qua magari possiamo fare un piccolo balconcino, magari con delle foglie, così almeno stacchiamo un po' l'effetto. E anche qua possiamo fare un piccolo ingresso. Ora sto notando però che qua non riusciranno a salire, quindi qua dobbiamo spaccare due di questi. E direi che ci siamo.
E qua sopra possiamo appunto mettere altri letti. Quindi GG, abbiamo trovato anche una nuova zona per i nostri coloni. Qua ci metto un'altra torcina, qua ci metto i prossimi letti. E beh, abbiamo anche recuperato un bel po' di spazietto, perché in realtà qua ci saranno ben 5 letti. E il che mi piace, qua però si possono suicidare, quindi facciamo qualcosa del genere. E direi che ci siamo, ragazzi, abbiamo fatto tutto quello che serviva. Ora voglio un po' capire se altri coloni arriveranno qua a smeltare la farina, perché è molto molto importante, perché solo uno in realtà non ci riuscirebbe. Vediamo un po' se arriva qualcuno dal quartiere dell'inizio. In realtà non abbiamo subito perdite stanotte, quindi dovrebbero arrivare quanto prima. E infatti eccoli là, guardateli un po'. In fila indiana arrivano i nostri nuovi coloni che si occuperanno di creare il grano. E ben presto le scorte aumenteranno, perché siamo a 10.000 pezzi e ora però aumenteranno anche i panini. Quindi stiamo andando avanti. E visto che appunto il quartiere è pressoché finito e che gli ultimi dettagli magari vi farò vedere off camera, perché appunto si tratta solo di mettere delle stradine e qualche decorazione, pensavo già al prossimo quartiere. E in realtà probabilmente ora su in alto troverete un sondaggio, ragazzi. Un sondaggio perché sarete voi a decidere quale prossimo quartiere vedere. Ce ne sono due in lizza. Il primo è il quartiere dei boscaioli, quindi come vi ho detto sarà un quartiere che probabilmente faremo laggiù nella taiga, quindi lo vedremo un po' più avanti rispetto a questo. E ho già in mente un bel sistema per collegarlo a questo. Se anche non saranno collegati direttamente, avremo un grande quartiere di boscaioli. L'altro è il quartiere giapponese, dove probabilmente metteremo i coloni che si occuperanno o della produzione di bacche oppure della produzione di olio. Infatti voglio fare del quartiere giapponese un quartiere molto molto ricco. Pensavo magari anche di metterci i coloni che fanno le monete d'oro. E quindi starete voi a decidere. Per me in realtà non ci sono problemi, perché come vedete abbiamo 1117 log, quindi in realtà il legno al momento non è per niente un problema e possiamo aspettare e fare prima il quartiere lassù sulla tundra. Detto ciò, io direi che per questo episodio di Colony Survival ci possiamo fermare qui. Abbiamo aggiunto tantissimi coloni, abbiamo aggiunto tantissime risorse al nostro quartiere, tanto che praticamente l'abbiamo ultimato. E guardate un po' tutti che fanno i panini e tutti che arrivano a lavorare. Quindi direi che con questo primo quartiere siamo alle battute finali. Io spero che questo quartiere vi sia piaciuto, e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Sotto di me trovate il pulsante per iscrivervi a altri due video. Io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti.